Salve a tutti, buon lunedì e grazie di essere qui. Scopriamo insieme le anticipazioni di Terra Amara delle puntate che vedremo nei prossimi giorni. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se volete ricevere altre novità sulla serie e se vi va di lasciare un mi piace al video. Detto questo, iniziamo. Dopo la morte di Ilmas, Zuleia è rimasta alla tenuta Yaman, prendendo il posto effettivo di Unkar. Ora è lei a prendersi cura di tutto e sembra svolgere davvero un gran lavoro, visto che tutti ne sono soddisfatti. Zuleia era legatissima alla madre di Demir e visto che ancora non si sa chi sia stato ad ucciderla, ha deciso di fare un passo importante. La giovane ha fatto arrivare in paese Sadi, un eccellente ispettore, che è da sempre stato un grande amico suo e di Ilmas. L'uomo si reca alla tenuta Yaman ed accetta l'incarico che Zuleia gli propone, trovare l'assassino di Unkar. Sadi va via dalla villa con un nome, Beise e Kimoglu. Zuleia infatti gli ha parlato della zia di Mushgan, spiegandogli di avere forti sospetti sul suo conto. Come sapete, a Chukurova è arrivata Omit Karaman, la quale è destinata sin da subito a portare scompiglio nella trama. La giovane è una dottoressa che all'ospedale del paese prende il posto di Mushgan, diventandone dirigente. Tutti ne restano sorpresi dinanzi alla notizia e naturalmente Mushgan ci rimane malissimo, anche perché mai si sarebbe aspettata una cosa del genere. Non appena è arrivata in paese, Omit ha subito fatto la conoscenza di Demir, al quale non sembra essere affatto indifferente. I due si incontrano nuovamente ad un importante evento dedicato alla Camera di Industria e si scambiano una serie di sguardi. A questa festa, Omit incontra anche Sevda, che sembra attirare subito la sua attenzione. Proprio a Demir, lei dice che si ricorda di Sevda perché suo padre era un suo grandissimo fan, ma ciò non è affatto vero. A questo evento, comunque, Demir viene premiato come miglior impresario di tutta Chukurova e lì stupisce tutti annunciando che ha deciso di donare tutte le azioni di sua madre, quindi metà della sua grande azienda, a Zuleia. Quest'ultima, anche lei presente alla cerimonia, resta senza parole, apparendo addirittura commossa. Ma per Zuleia le sorprese non sono finite, perché qualche giorno dopo Sermin le chiede di diventare la nuova presidentessa dell'associazione femminile del paese. La giovane tentenna un po' nell'accettare, ma una volta al circolo riceve i voti da tutte le donne, anche da Beise, e quindi va a ricoprire a tutti gli effetti un incarico che una volta apparteneva ad Unkar. Ma torniamo all'evento di cui vi ho parlato poco fa per affrontare un argomento importante. A questo ricevimento prendono parte tutte le personalità importanti del paese, tra cui anche Fekeli e Fikret. Durante la premiazione di Demir, Fikret va via e si reca al cimitero. È ormai notte e nel buio totale il ragazzo si avvicina alle tombe della famiglia Yaman e in particolare a quella di Adnan. Fikret scoppia a piangere ed è in questo momento che, grazie ad un flashback, scopriamo il suo grande segreto. Fikret infatti è figlio di Adnan Yaman e quindi fratello di Demir. I due hanno lo stesso padre, ma ovviamente non la stessa madre. La madre di Fikret era sposata con un altro uomo e quando questo ha scoperto del tradimento con Adnan, ha sbattuto fuori casa sia lei e sia Fikret, che ai tempi era un bambino. Disperata, la donna si è recata alla tenuta Yaman per chiedere aiuto ad Adnan, almeno per suo figlio. Ma l'uomo non li ha nemmeno voluti ricevere. I due quindi sono rimasti letteralmente per strada ed hanno fatto la fame. Fikret odia da morire suo padre Adnan
e quindi, in un attacco di rabbia, distrugge la sua tomba, facendola a pezzi. Poi, sempre piangendo, ricorda la morte di sua madre e la promessa che le fece: si sarebbe vendicato. Demir Yaman pagherà per gli errori commessi dal padre. Il giorno seguente, Demir viene a sapere che la tomba di suo padre è stata distrutta e si reca al cimitero per capire che cosa sia successo. Lì gli si avvicina proprio Fikret, che si mostra sorpreso per l'accaduto e gli mostra il suo sostegno, suggerendogli che forse a fare ciò è stata una persona ubriaca. E Demir non gli dà torto. Nel frattempo, Beyseh è riuscita a convincere Mushgan a lasciare il paese per trasferirsi ad Istanbul con il piccolo Kerem Ali. La donna è convinta che dopo aver venduto i beni appartenenti all'eredità di Yilmaz, in città inizieranno una nuova vita fatta di agi e lussi e il bambino potrà ricevere un'adeguata educazione. La dottoressa in realtà non è così d'accordo nel dover lasciare Chukurova, ma in un certo senso si è fatta convincere da sua zia. Fekeli scopre ciò da Nassire, che stanca dell'atteggiamento di Beyseh gli racconta tutto. L'uomo ci rimane malissimo e chiede a zia e nipote conferme. Beyseh si dice contenta per la scelta che ha fatto. Mushgan spiega al suo padrino che è tutto vero. Presto andranno via. Per Ali Rakhmet questo è un colpo bruttissimo che lo fa stare male e lo offende. Dice che non vuole allontanarsi da Kerem Ali, ma Beyseh, con il suo fare antipatico, gli ricorda che il bimbo in realtà non è davvero suo nipote. Fekeli si fa prendere dalla rabbia e così caccia via sia Beyseh e sia Mushgan, che poco dopo, sempre insieme a Kerem Ali, partono e vanno via, trasferendosi momentaneamente in un hotel di lusso. Fekeli piange e si sfoga con Nassire. Dice che si sente malissimo perché ora non potrà prendersi cura di suo nipote, come ha promesso ad Yilmaz. È certo che non lo vedrà mai più, anche se Mushgan gli ha promesso che andranno a trovarlo ogni tanto. Il giorno seguente è Beyseh a fare una spiacevole scoperta. Lei e Mushgan, infatti, incontrano un avvocato per sapere a quanto ammonta la somma che erediteranno dopo aver venduto i beni di Yilmaz. Dall'avvocato, però, le due donne scoprono che in realtà non ci sono chissà quali soldi, perché in realtà Akkaya non possedeva nulla di così grandioso, visto che ha venduto tutto ad Unkar e nascosto poi i soldi per poter fuggire con Zuleya e Adnan. Dunque sfuma il sogno di trasferirsi in città e vivere una vita alla grande. E infine parliamo di un altro grande segreto di Fikret, che sicuramente sorprenderà davvero tutti. Dovete sapere che in realtà lui e Umit si conoscono benissimo. Ed è stato proprio lui a far arrivare la giovane donna in paese. Un giorno vedremo Umit raggiungere Fikret nella casa che ha affittato segretamente e i due si scambieranno addirittura un bacio appassionato. Umit fa parte del piano di Fikret ed è arrivata a Chukurova per distruggere la vita di Demir. Ecco perché si è avvicinata a lui e richiede spesso la sua presenza. E insomma, ne vedremo davvero delle belle.